Buonasera e ben trovati a questa puntata di Sportivamente. A chi non piacciono le feste, ne abbiamo viste ben tre in questa domenica: il Gozzano promosso in Lega Pro, il Città di Verbania vincitore del campionato di promozione promosso in Eccellenza, il Vogogna già vincitore settimana scorsa della prima categoria e oggi premiato al Bonomini per una grande festa. Dopo quindi l'Ostresa, altre tre grandi giornate per queste tre squadre che sono salite di categoria, ma partiamo con ordine, partiamo dalla Serie D che forse ha vissuto il giorno più pazzo in assoluto. Bra-Dertona 1-2, in Veruno-Pavia 1-3, oltre Povoghera-Caronnese 3-3, Olginatese-Prosesto 4-3, il Gozzano perde in casa contro l'Arconatese 1-2 e questo è il primo motivo che ci fa dire che questo è stato un giorno pazzo per la Serie D. Chieri-Castellazzo 5-2, Varesina-Varese 2-1 nel derby, Casale Borgosesia 1-0, la Folgore Caratese ferma il Como 0-0 e questo è il secondo motivo per cui questo giorno entra di diritto nella storia della Serie D, entra di diritto nella storia dei rossoblù. Borgaro Seregno 1-2 per una classifica definitiva dopo 38 giornate che vede il Gozzano trionfatore con 82 punti al termine di una cavalcata straordinaria. Como 81, Caronnese 74, Chieri 71, Prosesto 67, la Folgore Caratese a 56, Inveruno 52, Borgosesia 51, Arconatese 50, Bra 49, Pavia e Borgaro a 47, 45 per l'Olginatese, 44 per il Seregno, 43 oltre Povoghera, 42 Casale a 41. La Varesina, 40 il Varese, retrocedono Dertona con 26 e Castellazzo con 17 punti. È stata una giornata di attesa, di lacrime e anche di preghiere a Gozzano, dove c'era Donatello Zonca. 6 maggio 2018, il Gozzano è nella storia, il Gozzano è in Lega Pro. La squadra di mister Gaburro sale di categoria nonostante la sconfitta, perché il Como pareggia e il rossoblù appunto vincono il campionato. È un pomeriggio dalle forti emozioni che comincia attorno a mezzogiorno, quando i tifosi si avvicinano al stadio d'Albertas a piedi, un vero e proprio pellegrinaggio in onore della Lega Pro. Il match si sblocca al 21esimo minuto, Lunardon viene atterrato in area da Vavassori, Segato spiazza Guerci, passano due minuti e sul fronte opposto Petris con una mano intercetta una conclusione di Comi. È lo stesso Comi che si presenta sul dischetto e trasforma il gol dell'1-1. Nel secondo tempo la doccia fredda per il Gozzano, Sov raccoglie un cross dalla sinistra di Comi e batte il portiere rossoblù. Il finale è un autentico assedio, 6 minuti di recupero, finisce al d'Albertas, Gozzano 1, Arconatese 2, finisce dopo un minuto di lunga attesa anche a Carate Brianza, Folgore Caratese 0, Como 0, inizia la festa. Dunque è stata veramente una domenica palpitante per il tifo rossoblù, una domenica lunghissima, domenica di verdetti anche nell'ultima giornata di Eccellenza. Il più importante, lo abbiamo detto anche in apertura, c'era già stato, l'Ostresa è stato promosso e ha vinto anche oggi. Prosettimo Aigreville 1-0, la Juventus Domo accede ai play-out vincendo 1-0 contro il San Maurizio Canavese, già retrocesso. Baveno Trino 2-1, l'Ostresa vince 0-4 sul campo del già retrocesso Pavarolo. Decisive le reti delle 3B, Bruniera, Bernabino e Beretta, autore di una doppietta. Lucento Alicese 3-2, il Piedimulera saluta la categoria perdendo 0-7 contro la Biellese, che guadagna invece i playoff. Borgo Vercelli Verbania 2-1, Orizzonti United Arona 1-1, la Romentinese Cerano, trascinata dal classe 2000 Joshua Tenkorang, abbatte il Pondonnas per 5-2 e lo estromette dai playoff. Playoff per una classifica definitiva che vede l'Ostresa quota 71, il Trino ai playoff con 62 punti affronterà la Romentinese e Cerano. Il Baveno terzo con 61 punti invece affronterà la Biellese, il tutto già mercoledì.
fuori dai playoff, come detto, il Pondonnas, a 50 il Verbania, Aigreville e Alicese 49, a 46 Lucento e Orizzonte United, a 42 il Prosettimo Eureka, a 41 l'Arona, entrambe salve. Borgo Vercelli invece non ancora salvo, perché con i 40 punti finisce al quintultimo posto e affronterà i play-out la Juventus Domo il prossimo 20 maggio. Piedimulera 29, San Maurizio 22, Pavarolo 19. Queste ultime tre tutte retrocesse decisivamente in categoria sotto, vale a dire la promozione. Per quanto riguarda le partite, partiamo dal Baveno, che quindi ha vinto e ha finito al terzo posto il proprio campionato. Il Baveno con qualche patema conquista i playoff battendo 2-1 il Trino, conquistando il terzo posto. Mercoledì al Galli sfiderà la Biellese nel primo turno nelle semifinali. In cronaca, dopo 5 minuti tiro a giro di Cabrini, facile per Pomata all'ottavo, incursione di Esposito, il migliore dei suoi, attento Chiodi. Al ventesimo, un po' a sorpresa, passa il Trino sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Chiodi sbaglia i tempi dell'uscita, sul secondo palo tutto solo Fiore. In busta lo 0-1 al 24esimo, Chiodi si riscatta con un'uscita provvidenziale su Esposito. Al 40esimo il pareggio della Baveno. In Grassia svetta di testa, Cabrini viene anticipato in area, la palla però finisce sui piedi di Manfroni, sinistro telecomandato all'incrocio dei pali, e 1-1 nella ripresa. Al 7esimo angolo di letto Colombo, tiro di Cabrini, miracolo di Pomat. Al 21esimo ancora Cabrini, la sua conclusione però termina alta. Al 27esimo punizione a 2, misteriosa per la verità per il Baveno, tiro di letto Colombo, Murato, palla per Guida, salvataggio sulla linea del Trino. Trino che capitola al 38esimo, punizione dai 20 metri di letto Colombo, il neo entrato Vescio non è certamente irreprensibile, si fa sfuggire la palla e il Baveno trova il gol che vale il terzo posto e i playoff. Sorrisi la Biellese, lacrime Piedimulera, andiamo in Ossola a vedere la partita. Il Piedimulera saluta l'eccellenza e lo fa per mano della Biellese, che con un netto 7-0 raggiunge i play-off. Partita subito in discesa per la Biellese, che dopo 8 minuti si porta in vantaggio. Cross dalla destra di Coppo, Papa Sodaro salta in modo scoordinato e la palla gli colpisce la parte bassa della schiena. Il direttore di gara vede un tocco di mano del centrocampista gialloblu e assegna il penalty per i biellesi. Dal dischetto Piero Bona spiazza bionda. Timida risposta degli ossolani al 17esimo, con Mammucci che da fuori area lascia partire un destro a giro che si spegne di pochissimo sul fondo. Gli ospiti raddoppiano al 21esimo. Discesa di Sella sulla destra, palla in mezzo per Testori che viene lasciato solo e da centro area non può sbagliare. Ancora Biellese al 30esimo, con un cross dalla sinistra di Testori per Latta, il quale sottoporta viene anticipato da Mammucci. Nei minuti seguenti ci prova il Piedimulera. Al 33esimo punizione dalla destra dal fondo di Marco Fernandez e Piero Bon sottoporta scalcia. Al 43esimo Andrea Fernandez mette una palla in verticale per Giovanni Romano, che da buona posizione calcia alle stelle. Al rientro dagli spogliatoi arriva subito il 3-0 degli ospiti, ingresso di Latta in area dalla destra e diagonale vincente. Al sesto Coppo tenta la soluzione da fuori, ma Bionda in due tempi gli dice di no. I biellesi al 7esimo minuto calano il poker con Piero Bon che dal fondo imbecca Coppo che di testa segna. Al 21esimo cross dalla sinistra di Samarotto per Latta che da ottima posizione appoggia in rete il 5-0. Al 30esimo cross dalla sinistra di Artiglia, Noro sottoporta in acrobazia, realizza il 6-0 con Bionda che non riesce ad evitare la rete. Timida risposta del Piedimulera al 33esimo con un cross dalla destra di Sistino e Giovanni Romano sottoporta viene anticipato dall'intervento di Biolcati. Il 7-0 finale arriva al 34esimo con un lancio dalle retrovie per Vanoli che a tu per tu con Bionda mette anche la sua firma. Termina così 7-0 per la Biellese. Adesso andiamo a vedere il prossimo avversario della Juventus Domo ai play-out, vale a dire il Borgo Vercelli che ha battuto il Verbania. Nell'ultima giornata del campionato d'eccellenza il Borgo Vercelli vince 2-1 contro il Verbania tra le mura amiche. Andiamo a vedere quelle che sono state le principali azioni della partita. Il primo squillo è proprio il vantaggio dei biancocerchiati. All'11esimo bella azione di Fortis sulla sinistra da questi a Constantin, che poi serve a Ostoni che può tranquillamente depositare in rete il vantaggio del Verbania. Al 18esimo arriva il pareggio
un presunto fallo di Fortis su Brezero, da valutare se dentro o fuori dall'area di rigore. Dal dischetto poi va Vergadoro che spiazza Scottini. Al 22esimo sempre Vergadoro, lanciato a rete, viene fermato da un intervento monumentale di Salic, che in questa situazione si immola e salva nella circostanza. Al 38esimo il secondo rigore di giornata, questa volta è Salic che commette un presunto fallo, anche questo da valutare. Dal dischetto va Sposito che realizza il 2-1 spiazzando nuovamente Scottini. Al 45esimo punizione capolavoro di Costantin con la palla che rimbalza sulla linea, qualche protesta ma l'arbitro lascia proseguire. Al 47esimo tiro di Maglietta, la palla sembra destinata alla rete ma sbuca Austoni che salva con una zampata sulla linea. Nel secondo tempo, al quarto, bella volée di Austoni, parata da Di Bianco, sul corner poi seguente, battuto da puntoriere, testa di De Dionigi con la palla che esce davvero di un soffio. Al 22esimo viene atterrato Costantin in area di rigore, il direttore di gara Buongiorno della sezione di Collegno lascia però proseguire. Al 38esimo, l'ultima occasione di fatto della partita, Vagliacca prova un tiro dal limite, Scottini si distende e para. Il risultato non cambierà più, Borgo Vercelli 2, Verbania 1. Dal Borgo Vercelli alla Juventus Domo, 1-0 contro il San Maurizio Canavese. Federico Raso. Termina con una vittoria al campionato della Juventus Domo, 1-0 contro il San Maurizio Canavese già retrocesso. Una vittoria che dà a Granata la certezza di disputare il play-out. Vediamo le immagini. Juve Domo che scende in campo con l'unico imperativo di fare punti per non dipendere dalle altre. Sarebbe retrocessione diretta solo in caso di sconfitta Granata, vittoria del Borgo Vercelli e almeno pareggio della Pro Settimo Eureka. Prima occasione della partita al quarto minuto con Bogani che, pescato in profondità, prova il tocco sotto, facile per Gega. Al sesto minuto Piccirilli si rende pericoloso con un cross dalla destra, un difensore devia pericolosamente ma per fortuna degli ospiti non c'entra lo specchio. Intorno alla mezz'ora Juve Domo pericolosa da calcio d'angolo, al 34esimo ci prova Viscomi che sfiora il palo. Al 37esimo incorna Pioletti senza fortuna. Al 43esimo prima grande palla gol per il San Maurizio Canavese con Alestra che calcia una punizione potente indirizzata all'angolino ma colpisce il palo pieno. Al grande piazzato del capitano ospite la Juve Domo risponde al secondo minuto della ripresa con Rovrena che spara un siluro dal limite senza inquadrare la porta. Al 14esimo Lenz si accentra dalla sinistra e conclude di destro, Gega respinge e Alessi si avventa sul pallone con una botta al volo che termina a lato. Dopo diversi tentativi, la Juventus Domo passa in vantaggio al 32esimo minuto di gioco. Rovrena su punizione pesca Appetito, che si coordina e insacca di testa la rete di vantaggio Granata. È un gol fondamentale per la Juventus Domo, che ha a disposizione due risultati su tre. Nel tempo di recupero, i ragazzi di Mellano sfiorano anche il raddoppio con Cangemi, che si allunga un pallone in profondità e allarga troppo la conclusione sul secondo palo. Termina 1-0 per la Juve Domo, che chiude il campionato da quart'ultima e si prepara al play-out in casa del Borgo Vercelli. Gol d'attaccante vero per Appetito. Scendiamo in promozione, giornata come detto decisiva per il Città di Verbania. Promosso Ceversama Dormelletto 3-2, Sparta Novara Trecate 0-0, la Castellettese vince 2-0 contro il Dufour Varallo, le scuole cristiane perdono invece in casa 1-5 contro il Valduggia, vittoria esterna del Briga 2-0 sul campo della Biancè, Oleggio Fulgor Valdengo 1-2, Accademia Borgomanero Città di Verbania 1-1, vittoria in esterna contro il già retrocesso Fomarco per l'Omegna di Fabrizio Gherardini per 8-0. Per una classifica che a 90 minuti dal termine vede il Città di Verbania promosso con 68 punti, Accademia Borgomanero 63, Oleggio 56, Omegna 54, Castellettese 52. Queste squadre dovrebbero disputare i play-off con Accademia Borgomanero contro Castellettese e Oleggio contro Omegna, ma tutto dipenderà dall'ultima giornata. Fulgor Valdengo 51, Briga 40, Dormelletto 39, Valduggia 38, 34 il Dufour Varallo, a 33 il Ceversama, 32 il Biancè, a 31 lo Sparta Novara, 28 Trecate, già retrocesse, scuole cristiane 15 e Fomarco 13. Come detto, a Borgomanero ha festeggiato il Città di Verbania con Maurizio Ferlaino. Andiamo a vedere la festa dei biancocerchiati.
È la città di Verbania a laurearsi campione del campionato di promozione 2017-2018 e lo fa proprio sul campo della sua diretta rivale, l'Accademia Borgomanero, che ha portato la vittoria finale a giocarsi proprio sul suo campo nelle ultime due giornate di campionato. Una partita veramente molto bella, molto combattuta, un primo tempo giocato sul filo delle occasioni davvero pochissime. Al tredicesimo la prima occasione per la città di Verbania, Bini in area di rigore riesce a saltare Terzi, gran tiro sul primo palo, bellissima risposta di Piras. Al quattordicesimo occasione Accademia, poi in azione insistita sulla sinistra entra in area, tiro a giro sul secondo palo, bellissima risposta di Carli. Al trentanovesimo il gol che sblocca la gara ed è dell'Accademia Borgomanero, che in quel momento accorcia le distanze a soli due punti. Gran giocata di Poi che raccoglie palla a centrocampo, salta Diaz e dalla tre quarti fa partire un gran tiro che si insacca alla sinistra di Carli. L'Accademia Borgomanero a quel punto ci crede e va a cercare il raddoppio nella seconda frazione di gioco. Al secondo lancio in profondità di Silva, per Poi ha cercato il fondo, palla in mezzo per Poletti sul secondo palo, di testa però manda alle stelle. La risposta del Città di Verbania arriva al quinto, gran calcio di punizione di Bini dal limite, palla lato di un soffio. Al diciottesimo è l'Accademia a farsi vedere, gran cross di Poi per Poletti in mezzo ai due centrali, Poletti riesce nello stacco di testa ma spara ancora alle stelle. Si fa vedere ancora il Città di Verbania colpendolo a traversa al diciannovesimo minuto, gran tiro dalla lunga distanza di Diaz che colpisce traversa piena. Al ventesimo mano in area di Terzi, gran tiro di Facchinetti, palla che finisce sulla mano del difensore, il direttore di gara vede una posizione ravvicinata e quindi fa proseguire. Al ventottesimo il rigore per il Verbania, tiro di Bini respinge Piras su Gualanda, davanti a lui contrasto con Caramanna, il numero 5 a terra, l'arbitro assegna il penalty e ammonisce il difensore dal dischetto, va Bini che non sbaglia. Al 32esimo Accademia anche in 10 uomini, Caramanna atterrato Pereira a centrocampo, appena ammonito il difensore dell'Accademia Borgomanero subisce il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Nonostante questo però è l'Accademia Borgomanero a rendersi pericolosa. Al 37esimo calcio di punizione di Valsesia destinata sotto l'incrocio dei pali, miracoloso intervento di Carli che mette in angolo. Al 50esimo l'ultima occasione della partita ed è dell'Accademia Borgomanero, piuttosto clamorosa, cross dalla destra, Facchinetti interviene non bene di testa liberando in aria Poi, colpo di prima intenzione, Carli battuto, la traversa gli dice di no, finiscono proprio sulla traversa le opportunità dell'Accademia Borgomanero di accorciare in classifica e a fare festa è il Città di Verbania. Quante emozioni dunque anche a Borgomanero. Andiamo in prima categoria con il Vogogna che ha potuto festeggiare. Momo Crevolese 2-0, Crodo San Martinese 1-4, Vogogna Gravellona 2-0, sconfitta interna per la Grano 0-2 con il Sizzano, Feriolo Olimpia Sant'Agabbio 4-1, Cameri Bule Bellinzago 0-4, Ornava Assese Premosello 0-1. A una giornata dal termine del campionato la classifica è la seguente: Vogogna 67, promosso in promozione, Feriolo 60, Momo 52, Ornavassese Crevolese 43, a 38 il Vallestrona che oggi ha riposato, Bule Bellinzago e Agrano 36, a 34 il Sizzano, a 33 il Premosello, a 32 la San Martinese, a 27 il Crodo, 24 Olimpia Sant'Agabbio, penultimo il Gravellona con 23 punti, il Cameri già retrocesso con 12. E dunque andiamo al Bonomini di Vogogna per la festa dei ragazzi di Roberto Chiaravallotti. Il Vogogna mette la ciliegina 2-0 con Ollio e Nino contro il Gravellona, clima splendido al Bonomini per celebrare la vittoria del campionato, coreografia del tifo solano ed esibizione dei giovani del settore giovanile prima del fischio d'inizio. In cronaca all'undicesimo Vogogna subito in attacco mettendo da parte la festa, sulla respinta di Olivieri Mattia Moggio sfiora il sesto gol nelle ultime quattro giornate, al dodicesimo risposta arancione con la solo di Gallieni, vola Gigio Lattanzio, al ventesimo sgroppata di Sgro sulla sinistra, chiude Olivieri, al venticinquesimo Zanoni per la corrente Moggio, ancora rimandato il cinquantesimo gol nelle ultime due stagioni. Nella ripresa al sesto nuovo duello Sgro-Olivieri, lo vince ancora il portiere del Gravellona, sul corner seguente splendida coordinazione di Fortunato Ollio che sigla il suo secondo gol stagionale nel giorno della celebrazione del triennio.
trionfo. Al 21esimo la giocata, la prova Matteo Zanoni, rovesciata spettacolare ma imprecisa. Dopo pochi istanti, altra chance per il 10 del Vogogna, stavolta il pallonetto di Zanoni a finire alto. Al 27esimo sempre Vogogna, il neo entrato Pasin costringe agli straordinari Olivieri. Al 40esimo da fermo Giuseppe Giusto ci prova, solo brivido per Lattanzio. Nel recupero c'è gloria anche per Nino che mette dentro il 2-0 al triplice fischio. Può continuare il party del Vogogna. Coppa agli Ossolani consegnata per il fair play da Alessio Guglielminetti, capitano del Gravellona. La Coppa al cielo è la fotografia più bella di una domenica da album dei ricordi per il Vogogna, autore di una stupenda cavalcata. I duellanti del Vogogna, vale a dire i ragazzi di Fabio Bolzoni del Feriolo, vittoriosi oggi. Termina 4-1 il match di prima categoria per la penultima giornata di campionato che metteva di fronte il Feriolo e l'Olimpia Sant'Agabbio. Andiamo a vedere quali sono le azioni che hanno caratterizzato il match. Ci provano subito gli ospiti con un tiro di Boscolo dal limite che termina alto sopra la traversa. Al secondo ancora gli ospiti che si fanno vivi con Costantino che in area tira di punta, la palla colpisce il palo. Feriolo al sesto minuto con un calcio d'angolo, ma prima Esposito e poi Audi dopo pochi passi non trova la deviazione vincente. Al nono ci prova Francioli con il portiere ospite Galli che mette in angolo. Al 19esimo passano in vantaggio gli ospiti con Fusaro che è bravo sul primo palo a approfittare del cross che è arrivato in area. Proprio va in anticipo sul primo palo il numero 9 dell'Olimpia Sant'Agabbio e mette in rete il gol dell'1-0. Reagisce subito il Feriolo che trova il pareggio sei minuti dopo con un cross di Audi e bravo Vezzani a mettere la palla in rete. Al 32esimo il 2-1 del Feriolo, una vera e propria azione da manuale con Cirigliano che parte, chiede l'1-2 a Vezzani che restituisce la palla di tacco e poi Cirigliano dentro l'area mette la palla all'angolino. Ancora due occasioni del Feriolo del primo tempo, prima con un tiro di Cirigliano respinto dal portiere, poi l'azione continua con Martinella che dal limite ci prova e prende il palo anche il Feriolo. Nella ripresa purtroppo per motivi tecnici non possiamo mostrarvi i gol, che sono due, che fissano il risultato sul 4-1, prima quello di Francioli e poi quello di Audi. Termina così 4-1 la gara di prima categoria tra Feriolo e Olimpia Sant'Agabbio. Velocemente con la seconda e la terza categoria, andiamo con l'ultima giornata della seconda categoria. Cannobiese Fontaneto 3-1, Legio Castello Riviera d'Orta 3-1, Lesa Vergante Armeno 0-2, 2-2 tra Provigezzo e Veruno, 1-3 tra Mergozzese e Comignago, Casale Cortecerro Varzese 1-2, 6-0 tra Volunta, Sune e Montecrestese. Ci saranno soltanto i playoff, Cannobiese promossa 55, Varzese, Veruno, Comignago e Mergozzese ai playoff, Legio Castello 44, Armeno 37, Volunta Suna 36, Riviera d'Orta 34, a 33 il Casale Cortecerro, a 24 Provigezzo, a 23 il Fontaneto, a 13 il Montecrestese già retrocesso, così come il Lesa Vergante. Per quanto riguarda invece la terza categoria ne mancano ancora qualche diminuto. Cambiasca Beurese 2-3, Dinamo Megna Barengo 0-0, Megolo San Vittore 1-1, Maggiora San Maurizio 0-3, Varallo Amatori Castelletto 2-5, l'Amatori Castelletto anche una partita in meno, Fondo Toce Virtus Villa 0-4, a 180 minuti dal termine, Virtus Villa 45, Amatori Castelletto 44, a 39 il San Maurizio, a 34 il Megolo, a 32 la Beurese, a 31 la Dinamo Megna, a 30 il San Vittore, a 29 invece c'è il Varallo, 26 Fondo Toce, 21 Fara, così come il Cambiasca, 19 il Barengo, chiude il Maggiora con 16. Due notizie di basket: la Paffoni ha vinto contro Desio gara 3, 66-56 il punteggio finale e adesso accede alle semifinali contro Crema, gara 1 e gara 2 in programma a Verbania, gara 1 già sabato prossimo. Vittoria anche della Mamio Leggio, 61-59 contro Moncaglieri e quindi si allunga la serie dei playout contro Moncaglieri. È tutto con questa notizia, www.tuttonotizie.info per tutti gli aggiornamenti. Grazie per averci seguito.